vendere le cose contraffatte è un reato grave, per cui chi ha il permesso lo perde, chi non ha il permesso rischia di andare in galera. Per un CD rischia di andare a Marassi. Vengono quasi sempre in 40-50 persone e corrono dietro i ragazzi. E rischiano anche di farsi investire da macchine. Sono i finanzieri che hanno seguito i fratelli fino qua. Poteva morire anche! Per cosa? Per due borse di Louis Vuitton! È rischioso, perché sempre i finanzieri vengono lì. È l'ennesima volta che uno di noi è ferito così. Ieri sono alpini e poliziotti, ieri sono i carabinieri, oggi i finanzieri, domani chi saranno? La repressione dovranno fare a quelli che spacciano. Parlano della sicurezza. La nostra vita è più a rischio che la borsa. Il diritto del mare è meno importante che il diritto della mia vita. Sono stati utilizzati metodi che di fatto non vanno a risolvere il problema, ma vanno solamente a dare una risposta alla pancia della gente. Si tratta di un'attività inutile, costosa, tra l'altro. Sarebbe molto, molto più corretto affrontarlo alla radice del problema. In realtà l'aspetto investigativo nella nostra città non viene affrontato in modo adeguato. Non è che noi facciamo la roba contraffatta, noi lo compriamo. Da chi lo compriamo? Ai italiani. I finanzieri sanno dove si trova la roba contraffatta, dove si fanno la roba contraffatta, perché non vanno lì? Io credo che occorra distinguere tra coloro che lucrano su questo fenomeno e invece coloro che sono l'anello finale di una catena, e credo che intervenire solo su quest'ultimo aspetto non porti da nessuna parte e non porti soprattutto a una soluzione complessiva del problema che possa in qualche modo rendere migliore la nostra città. Di là sanno che c'è una politica mafiosa, è più facile di venire da noi che andare lì. È molto, ma molto più semplice fare attività repressiva che attività preventiva. Cioè magari in quel momento il cittadino vede quel servizio e dice finalmente è arrivata una ventata di sicurezza, ma in realtà si tratta solo di un fenomeno effimero, ma non risolve il problema. Spesso queste persone vengono tenute in condizioni inadeguate e dopo qualche ora vengono lasciate. E magari il cittadino si immagina che quel pattuglione abbia poi dato degli effetti che in realtà non ci sono stati. Quasi tutti i ragazzi che sono lì, che vanno lì a vendere, non hanno altre scelte perché non hanno il permesso di soggiorno. E tutti noi sappiamo che lì in Italia senza il permesso di soggiorno è quasi impossibile lavorare. Sappiamo tutti che c'è la crisi, però con il permesso di soggiorno noi possiamo fare altri lavori. Abbiamo una normativa sull'immigrazione che non agevola, perché tante persone che magari potrebbero essere impiegate in diversi settori o regolarizzarsi si trovano poi impedite nel muoversi in percorsi di legalità a quali magari desidererebbero aderire. Un posto, cerchiamo un posto dove possiamo vendere legalmente, regolarmente. Quelle che hanno il permesso o quelle che non hanno il permesso anche? Esisteva sotto la precedente amministrazione l'ipotesi della creazione di un mercatino di oggetti artigianali assolutamente leciti, un'ipotesi sulla quale noi stiamo lavorando. Siamo qui di fronte alla cattedrale. Vogliamo ricordare che ieri il Papa è andato a Lampedusa, dove arrivano i nostri fratelli. Allora, basta con la conferenza. Attenta, veloce, l'umiltà, per come trattare gli immigrati. Aprite gli occhi, il mondo è qui. Tanti persone che vanno a rubare e vendere la droga, avere tanti lavori da fare, avere tanti lavori a fare, lasciare il padre, lasciare a noi il padre.